Adesso presento il professor Umberto Bottazzini. Il professor Umberto Bottazzini, già ordinario di storia della matematica all'Università di Milano, oggi è uno dei massimi storici internazionali della matematica e collabora, tra l'altro, con l'inserto culturale del Sole 24 Ore, collabora regolarmente. Vi cedo senz'altro la parola. Grazie. Sono davvero onorato di intervenire a questa cerimonia e di parlare in questa sala per ricordare alcuni aspetti dell'opera di Levi Civita. Io ho dato come titolo Dagli infinitesimi alla relatività generale, non vorrei che questo lasciasse pensare che siccome gli infinitesimi, un lavoro sugli infinitesimi è la prima pubblicazione di Levi Civita, alla relatività generale è l'ultimo articolo, il 41 copre tutta la sua attività, me ne guardo bene, anche perché trascende di molto le mie capacità. Quello che vorrei fare invece, nel tempo che mi è stato dato in questa occasione, è di soffermarmi su alcuni aspetti della sua opera, soprattutto sul periodo trascorso a Padova, e per così dire guardarla dalla prospettiva di qualcun altro. Cioè dalla prospettiva di qualcuno che ha interagito per molto tempo con Levi Civita e che ne è stato molto amico, e adesso vediamo di chi si tratta. Si tratta di Enriquez. Io allora comincio, vedete, con un passo preso da una lettera di Enriquez a Castelnuovo del 94. Enriquez all'epoca è professore di geometria proiettiva e descrittiva a Bologna. Enriquez è nato nel 71, quindi ha 23 anni. Castelnuovo invece è professore ordinario a Roma. Enrico scrive: è qui a perfezionarsi per conto proprio, quindi non ha nessuna borsa, nessuna, è un'iniziativa di lei, il dottor Levi Civita. Vedete, mi ha prestato la höhere geometria, la geometria superiore di Klein, cioè che Enrico non conosce, tra l'altro, che leggerò o almeno scorrerò con molto interesse. E poi guardate cosa dice: il Levi Civita è un giovane di ingegno e molto studioso. È un giovane. Allora, Enriquez ha 23 anni e Levi Civita ne ha 21. E questo vi dà anche l'idea. Allora, però Enriquez era professore, invece Levi Civita era il dottor Levi Civita, laureato da 3 mesi. È un giovane, simpatico, e per me è un piacere poter fare conversazione matematica con lui, sebbene raramente di argomenti geometrici. E non di meno, però, Levi Civita gli presta la geometria superiore di Klein. Ecco, vedete ancora, lo dice in un'altra occasione, 2 giorni dopo, Levi Civita trovasi a Bologna per proprio conto, venuto a perfezionarsi in analisi presso il Pinkerle. Allora, Pinkerle era professore di analisi, per l'appunto, a Bologna, e aveva pubblicato qualche anno prima dei lavori pionieristici, diciamo, di analisi funzionale. All'epoca le chiamava Pinkerle operazioni funzionali, e Levi Civita pensa di andare a Bologna per conto proprio per studiare con Pinkerle l'analisi, questi nuovi lavori di analisi.
Ne cito solo uno. Vedete, mi propongo di studiare alcune operazioni funzionali, è un articolo pubblicato nei rendiconti dell'Istituto Lombardo, dal punto di vista gruppale, e anche questo è interessante perché il punto di vista gruppale, cioè tutti i gruppi continui di operazioni, questa è la terminologia di Lee, quindi Levi Civita è uno dei pochi all'epoca in Italia che conosce bene le opere di Lee, e in questo lavoro qui, diciamo, coniuga, non è l'unico lavoro in cui coniuga i risultati di Pinker, l'analisi funzionale, con quelli di Lee. E sempre in questo articolo scrive a un certo punto: il chiarissimo autore, cioè Pinkerle, volle comunicarmi il suo programma di lavoro, il quale, se io ben mi appongo, è destinato a dare per le operazioni funzionali ciò che dà la teoria generale delle funzioni per le trasformazioni puntuali. E quindi Levi Civita è andato a parlare direttamente con Pinkerle e lavora in questo campo, e un risultato, diciamo il risultato più importante che c'è in questo articolo è il seguente: che ogni equazione differenziale ordinaria che ammette una relazione di un certo tipo, insomma, tra tre integrali particolari è riducibile alla forma lineare. E Levi Civita sottolinea in quell'articolo che c'è un'analogia tra questo risultato con la teoria di Galois delle equazioni di grado primo, e dice: l'esistenza di una relazione relazionale tra le tre radici permette di ricondurre la soluzione di un'equazione irriducibile di grado primo a quella di equazioni abeliane. E questa è l'analogia che sottolinea, il che vuol dire anche che oggi, insomma, la teoria di Galois si insegna nei corsi, all'epoca non era così tanto frequente. Non solo, ma forse non molti sanno, che meno chi non si è occupato un po' di storia di queste cose, che questo tipo di questioni era all'epoca centrale nei lavori di Vessiot, che stava creando, per così dire, la cosiddetta teoria di Galois delle equazioni differenziali. Ci sono una serie di lavori di Vessiot in questo campo, e tra l'altro in uno di questi lavori ottiene lo stesso risultato di Levi Civita, però in maniera diretta, senza passare, diciamo, dalla teoria di Lee. A quell'epoca Levi Civita, appunto, è un giovane di belle speranze, laureato da pochi mesi, viene contattato dalla Università di Pavia per presentare domanda per diventare professore interno. All'epoca Pavia aveva creato una specie di, diciamo, scuola normale, e quindi c'erano dei professori interni, e avevano chiesto a giovani come Enriquez, come Levi Civita, Enriquez non lo sa ancora, come Tedone e altri, Fano, di concorrere. E Enriquez a un certo punto, vedete, il 31 dicembre del 95, scrive ancora a Castelnuovo che ha rinunziato: in confidenza devo dirti che ho creduto mio dovere d'amicizia comunicare a Levi Civita la proposta avuta e la mia rinuncia, affinché egli possa presentare ai pavesi anche il suo nome. Ora vengo a sapere che pure i pavesi avevano pensato. Non so cosa risolvono di chiamarlo, in realtà. Cioè, c'è una relazione che adesso vi faccio vedere, qualche stralcio. C'è una relazione molto, molto elogiativa. Allora, si è laureato il 12 luglio 94, dicono, qui in questa relazione, e ha tutti 30 lode, tolta la chimica. E nel giro di un anno e qualcosa dalla laurea presenta 8 lavori. Non mi soffermo sui lavori, ma insomma, magari su uno in particolare lo riprendo dopo.
Vedete, citano i lavori sui gruppi di operazioni funzionali, che vi ho ricordato prima, e le loro applicazioni alla teoria delle equazioni differenziali e a quella delle inversioni degli integrali. Un campo di ricerche vaste e recentissime, e il giovane autore mostra vera attitudine. Benissimo. Ottiene la nomina professore interno, fa domanda per la libera docenza, che poi ritira perché due mesi dopo, nel marzo del 96, muore a Padova Ernesto Padova. Ernesto Padova era il professore di meccanica razionale, aveva studiato in normale con Betti ed era stato uno dei maestri appunto di Levi Civita. Ne incontreremo strada facendo anche gli altri, evidentemente. Padova è uno di questi, muore relativamente, anzi non relativamente, piuttosto giovane direi, 51 anni, e Levi Civita allora viene chiamato a succedere in qualche modo, cioè ha un incarico. All'incarico nel 96 e però l'anno seguente, nel 97, adesso non sto a raccontare i dettagli, insomma ci sono due concorsi, uno a Torino e uno a Padova, e poi finalmente Levi Civita viene chiamato a Padova come professore straordinario nel 97 a 24 anni. Ordinario diventerà nel 902, allora le cose erano un pochino diverse, nel senso che uno poteva restare straordinario per diversi anni, non funzionava come funzionava fino ancora oggi, credo, che dopo 3 anni c'è l'ordinariato, eccetera. Allora le cose erano un pochino diverse. Io vi cito questi due passaggi per darvi l'idea che c'è un continuo rapporto tra Enriquez e Levi Civita, che riguarda anche faccende che non hanno a che fare con l'immagine tradizionale di Levi Civita, legata soprattutto alla fisica matematica, alla relatività, eccetera. Vedete, il Levi Civita mi scrive che ha letto una buona parte del nostro Bericht. Il Bericht è un articolo che scrivono per i matematici Annalen Enriquez e Castelnuovo su, diciamo, se volete, un compendio di quello che hanno fatto loro in teoria delle superfici algebriche. Ha capito tutto Levi Civita e trova l'esposizione molto felice. E vedete, ho fatto ieri una scappata a Padova a trovare il Levi Civita, ho parlato della questione di equazioni differenziali algebriche, il primo ordine di cui ti parlavo a Roma, eccetera. E perché ho messo questa cosa? Perché, come dire, anche qui continuamente tra Levi Civita e Enriquez c'è uno scambio, diciamo, di tipo intellettuale su degli argomenti che sono quelli che interessano di più a Enriquez, evidentemente di carattere geometrico, e che invece non appartengono all'immagine, diciamo, più conosciuta di Levi Civita. Enriquez viene contattato da Klein per scrivere un articolo sui principi della geometria e, vedete, sono imbarcato nella redazione di questo lavoro e specialmente nell'esame del libro di Veronese. A quanto pare, anche dalla nota recente di Levi Civita, i suoi infiniti e infinitesimi attuali non portano a nessuna contraddizione. Di che si tratta? Anche qui, Veronese era stato maestro di Levi Civita e nel 91 aveva pubblicato questo libro epocale, insomma, no? Fondamenti di geometria a più dimensioni e più specie di unità rettilinee, che diciamo epocale perché? Perché in qualche modo si introduce l'idea di una geometria non archimedea, e tra l'altro questo libro fu l'occasione, i lavori di Veronese furono l'occasione di scambi piuttosto polemici con Cantor sulla natura degli infinitesimi. Questo libro ebbe una recensione, come dire, pungente, a dir poco, da parte di Peano, eccetera. Comunque, che cosa invece è interessante, a parte appunto i fondamenti di Veronese? Il fatto che Levi Civita,
allievo di Veronese, affronta il problema degli infinitesimi da un punto di vista diverso, non geometrico ma analitico. Quello che vi ho citato qui è un passo della commemorazione di Levi Civita da parte di Amaldi, tenuta dopo la fine della guerra, ovviamente, e non è veramente il saggio di un diciottenne, perché nel 90, l'articolo ha la data del 92 nel senso della stampa, però se uno guarda la fine dell'articolo c'è scritto maggio 93, quindi è stato stampato, diciamo, in ritardo rispetto alla, come spesso accadeva negli atti accademici. E quindi un articolo del 93 in cui, che cosa fa Levi Civita? Sostanzialmente introduce dei numeri, chiamiamoli così, che lui chiama monosemio, un numero di quel tipo, e monosemi, quindi quegli enti, vedete, sono introdotti in questa maniera, fissato il campo dei reali, immaginiamo di pensare un numero qualunque A e insieme ad A un altro numero reale nu. E riguardare e considerare, insomma, questa operazione mentale che facciamo, operazione intellettuale la chiama, diversa da quella che si sarebbe ottenuta pensando prima la A e poi la nu. Quindi lui immagina una coppia sostanzialmente, A con nu. Questi enti vengono definiti in una serie di operazioni su questi enti, sono uguali se e solo se hanno uguale caratteristica e indice, e poi A con nu è maggiore di zero se A è maggiore di zero, e se sono diversi tra loro A con nu e B con nu. Allora, se nu è uguale a mu, cioè se gli indici sono uguali, allora anche A con nu è uguale a B con nu, e naturalmente se A è uguale a B. Se invece A è maggiore di B, allora A con nu è maggiore di B con nu. Che cosa vuol dire questa cosa? Che siccome i numeri reali sono monosemi di caratteristiche di indice zero, basta avere un monosemio, un ente di questo tipo, di indice nu maggiore di zero, per avere un numero, tra virgolette, infinito, nel senso che è maggiore di ogni numero reale dato, proprio per la maniera in cui è stato definito la disuguaglianza. E se invece l'indice è minore, avrò un numero infinitesimo, minore quindi di ogni, non negativo necessariamente, minore di ogni numero finito dato. E poi va avanti, l'articolo è molto lungo naturalmente, perché? Perché si tratta di definire le operazioni su questi numeri, e le operazioni di somma e prodotto e loro inverse, mostra che costituiscono un campo, quelli che oggi si chiamano campi di Levi-Civita, se andate a cercarli, ci sono ancora articoli recenti usciti sui campi di Levi-Civita, e sono questi campi numerici creati dalla sua immaginazione nel 93, come vedete, leggendo, insomma ispirandosi al lavoro del maestro Veronese. L'ultimo passo che vi ricordo dalla corrispondenza di Enrico Ezio Castelnuovo è questo, perché vi dà l'idea ancora una volta che da un lato dell'ampia cultura di Levi-Civita e dall'altro dalla interazione che c'è tra questi uomini a quell'epoca. Da un lato allora Levi-Civita gli manda a Enrico le lezioni di Panlevé sulle equazioni differenziali che ha tenuto a Stoccolma, e d'altra parte Levi-Civita invece ha bisogno della tesi di Poincaré pubblicata da Gautier-Villars sull'analisi qualitativa delle equazioni differenziali, che però è esaurita, non c'è a Padova, non c'è a Bologna, e allora dice Levi-Civita ti pregherebbe di guardare se esista per caso a Roma. Quindi Levi-Civita sta occupando di
teoria delle equazioni, teoria qualitativa delle equazioni differenziali, e naturalmente va a leggere il lavoro che è stato un po' all'origine di questa faccenda, che è la tesi di Poincaré. Vi ho detto prima che lo spettro, diciamo così, dei lavori di Levi-Civita va da questo primo di cui ho parlato un secondo fa, quello sugli infinitesimi, fino alla relatività generale. Nel periodo trascorso qui a Padova, di cui ci siamo occupati finora, naturalmente Levi-Civita si è occupato di una quantità di altri temi, il professor Viterbo ve ne parlerà tra qualche momento, e anche di calcolo differenziale assoluto, ne parleremo tra un poco, e anche di relatività. E allora io, per darvi un'idea dell'atteggiamento di Levi-Civita, prima stamattina si è già ricordato, lo faremo ancora più avanti, l'innovatore conservatore, io voglio ricordarvi qui un passo da una relazione che si ricollega, che Levi-Civita ha tenuto nel 1911, e si ricollega a quanto diceva prima il professor Fiumian, cioè questa è una relazione tenuta al congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, la società fondata da Volterra nel 1907, che faceva ogni anno appunto un congresso, e chiedono a Levi-Civita di tenere per i partecipanti una relazione su, diciamo, lo stato dell'arte nella fisica matematica nell'ultimo cinquantennio, con speciale riguardo al contributo italiano. E vedete cosa dice Levi-Civita: c'è anche in meccanica la tendenza rivoluzionaria, la tendenza. Tale apparisce agli ortodossi seguaci di Newton e Lagrange quella che, in nome del principio di relatività, Lorentz Einstein è condotta a fondere i concetti di spazio e di tempo e a negare l'invariabilità della massa condizionale. Si renderebbe di conseguenza necessaria una ricostruzione ab imis di tutta la filosofia naturale. Attendiamo per giudicare. Andiamo a vedere, dice Levi-Civita. Basta intanto riconoscere l'importanza dell'attuale movimento relativista e l'influsso innovatore che va suscitando. Siamo nell'11, ma in realtà Levi-Civita aveva già contribuito da parte sua, insomma, alla relatività, con un articolo pubblicato nell'Annale der Physik sotto forma di lettera a Erglotz sui movimenti rigidi che lui chiama di Einstein-Lorentz. È un articolo del 10. E in particolare aveva rapporti con un personaggio che ha un ruolo centrale in questa storia, che non è stato ancora nominato stamattina, che è Max Abraham. Max Abraham chi era costui? Era un, all'epoca, privat docent, 1908, libero docente a Göttingen, è stato libero docente per 8-9 anni, cosa assolutamente inedita. Di solito uno era libero docente per poco tempo, ma in realtà per Max Abraham le cose andarono diversamente, perché aveva uno spirito, che dire, caustico e poco, per cui quando c'era da dire qualcosa senza riguardi, per così dire, all'autorità accademica, lo diceva, e il risultato fu che rimase libero docente fino al 1910, se non sbaglio. Allora, Levi-Civita si era occupato di teoria dell'elettrone, e Levi-Civita lo invita a Roma, c'è il congresso, il quarto congresso internazionale dei matematici, nel 1908, lo invita a fare una relazione e gli consiglia, insomma, gli suggerisce di partecipare a un concorso di meccanica razionale al Politecnico di Milano, e Levi-Civita è membro della commissione e anzi scrive lui la relazione, diciamo, che fa vincere, in cui insomma si dice che Abraham vince il concorso. Vedete, concorrente eccezionale, scienziato di valore eminente, già venuto d'alta e meritata fama per le sue importanti scoperte.
Le sue ricerche sulla dinamica elettromagnetica hanno fornito una base teorica solida e sistematica alle brillanti concezioni della fisica moderna. Qui non si dice, ma Abraham era un feroce critico della relatività. Già quella ristretta del 1905, era un sostenitore dell'etere e così via. E in un articolo del 1912, pubblicato su Scienza, appunto scrive: tramonta la teoria della relatività dell'Einstein. Sorgerà come la fenice dalla cenere un nuovo principio di relatività più generale? Oppure ritorneremo allo spazio assoluto e richiameremo l'etere tanto disprezzato, che lui invece non disprezzava affatto? Tra il 12 e il 14 Abraham ha l'ordinariato, e io vorrei richiamare la vostra attenzione su, stavolta Levi Civita è il presidente della commissione per l'ordinariato e scrive ancora una volta lui la relazione. Geniale produttività che non si è arrestata dopo la sua nomina. Vedete, questo è un corsivo mio, non di Levi Civita. Nelle sue ricerche sulla gravitazione, Abraham presenta plausibili ipotesi direttamente innestate sulle concezioni abituali della meccanica classica, sostituiscono le più artificiose suggestioni relativistiche. Questo è quello che scrive Levi Civita nel 1913, quando c'è l'ordinariato di Abraham. Abraham, l'anno seguente, nelle pagine di Scienza, Scienza è la rivista fondata da Enriquez che si occupa di quella che Enriquez chiamava la filosofia scientifica, lo spirito positivo e così via. In quelle pagine della rivista ci sono articoli di rara, come dire, efficacia polemica tra Abraham e Einstein a proposito della teoria della gravitazione, finché si arriva al 1915 e vedete, Einstein comunque stimava in privato molto Abraham e diceva che era l'unico che capiva le cose, non era d'accordo con lui, ma era l'unico che capiva veramente di cosa stava parlando. E infatti, vedete, Einstein manda il suo ultimo articolo a Abraham e domanda la mia opinione sul suo nuovo lavoro. Davvero non ho capito quale ipotesi si basa sulla nuova dimostrazione. Gli ho scritto di mandarti, questa è una lettera a Levi Civita, di mandarti il suo lavoro, allora diventerebbe libero l'estratto che ti ho prestato. In altre parole, Abraham ha ricevuto un estratto del lavoro di Einstein, l'ha passato a Levi Civita, gli ha detto, boh, ho scritto a Einstein di scriverti direttamente e così mi ridai indietro l'estratto. E comincia, e questa è l'occasione, quindi in qualche senso la cosa, se volete, paradossale è che Abraham, critico feroce di Einstein, offre a Levi Civita lo spunto per entrare in corrispondenza con Einstein, di cui si è già parlato un poco stamattina. E nella prima lettera Einstein è tutto contento. Mi procura una grande gioia occupandosi così a fondo del mio lavoro. Puoi immaginare quanto sia raro che qualcuno si occupi in maniera approfondita di questo argomento, con atteggiamento indipendente e critico, e fin qui va tutto bene. Però, quando ho visto che lei rivolge la sua obiezione contro la dimostrazione più importante, che mi è costata fiumi di sudore, mi sono spaventato non poco, perché so che lei padroneggia queste cose matematiche molto meglio di me. Però, dopo un'attenta riflessione, dice Einstein, ritengo tuttavia di poter mantenere in piedi la mia dimostrazione. Di che cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando? Allora, dopo la pubblicazione della relatività ristretta nel 5, Einstein ha cominciato a riflettere su, diciamo, una teoria della relatività non limitata a solo moti relativi uniformi, e scrive nel 23, vedete, ebbi l'idea decisiva dell'analogia tra il problema matematico della teoria della relatività generale e la teoria gaussiana delle superfici nel 12.
Dopo il mio ritorno a Zurigo, Einstein aveva insegnato a Praga, nel 12 ritorno a Zurigo, senza che a quell'epoca fossi al corrente dei lavori di Riemann, Ricci e Levi Civita. Questi vennero portati alla mia attenzione dal mio amico Grossman. Ed è anche interessante questa confessione di Einstein a Sommerfeld, sempre del 12. Sto lavorando al problema della gravitazione e credo di poter superare tutte le difficoltà con l'aiuto di un mio amico matematico di qui. Ma una cosa è certa, non ho mai faticato tanto, vi ricordate i fiumi di sudore, no? Diceva nella lettera alle vicine. Non ho mai faticato tanto in vita mia e ho acquistato un enorme rispetto per la matematica, le cui parti più sottili consideravo finora nella mia ignoranza come un puro lusso. Al confronto di questo problema, cioè il problema della gravitazione, l'originaria teoria della relatività, quella del 5, è un gioco da ragazzi, dice Einstein. Chi è l'amico matematico? Sapete bene, è Grossman, compagno di studi di Einstein al Politecnico di Zurigo e, diciamo, Grossman insegna, insomma, il calcolo differenziale assoluto ad Einstein e insieme pubblicano un abbozzo di una teoria generale della relatività e una teoria della gravitazione. La parte fisica la scrive Einstein. In realtà è un articolo a quattro mani, ma per così dire disgiunte, nel senso che c'è una parte fisica che scrive Einstein e una parte matematica che scrive Grossman, che è quella, diciamo, in cui racconta e presenta un po' il calcolo i risultati che servono nel calcolo differenziale assoluto. Lo stesso Einstein e Grossman scrivono poi un articolo insieme ancora sulle proprietà di covarianza delle equazioni di campo, nel 14. Il calcolo differenziale assoluto di cui si parla è quello creato da Ricci Curbastro, appunto un altro dei maestri, insieme a Veronese e a Padova, un altro dei maestri di Levi Civita, di quell'età dell'oro, della matematica padovana, e diciamo il punto di riferimento per Ricci Curbastro, anche lui aveva studiato, era uscito dalla normale, aveva trascorso un periodo con Klein, da qui anche il legame con Klein, mantenuto poi anche da Levi Civita, e appunto si ispira ai lavori di Beltrami sui parametri differenziali, di Riemann naturalmente, di Lipschitz e Christoffel. E se i risultati cui giunsero, scrive Ricci nel 84, furono notevoli, i metodi invece non appaiono sempre chiari. E i metodi sono quelli che presentano in questo celebre articolo, che è quello che ha sotto mano Grossman quando, diciamo, spiega a Einstein che cos'è il calcolo tensoriale. Questo articolo viene scritto per i matematici Annalen su invito di Klein, che era qui passato a Padova nel 99, e però non era la prima volta che Levi Civita si occupava di questo argomento, era l'argomento della sua tesi. Argomento della sua tesi con relatore Ricci Curbastro, appunto, in cui Levi Civita però integra, per così dire, i risultati, il calcolo di Ricci con la teoria dei gruppi di Lie. E vedete, estende i risultati di Ricci allo studio di invarianti assoluti senza che il sistema di cui si parla sia vincolato dalla presenza di una forma quadratica fondamentale. I metodi del calcolo differenziale assoluto che vi ho presentato, un po' l'indice, questi sono appunto inizialmente l'algoritmo, non so se si riesce a leggere, ma insomma, inizialmente si presentano le tecniche, cosa sono le trasformazioni puntuali, i sistemi covarianti e controvarianti, le cose che oggi si insegnano agli studenti di matematica e anche di fisica. Poi geometria intrinseca,
applicazioni analitiche, applicazioni geometriche, applicazioni meccaniche. Questo è il contributo di Levi Civita, è soprattutto nelle applicazioni del calcolo inventato, appunto creato da Ricci. Ed è anche questo un passaggio molto spesso citato, è la frase di apertura. Il signor Poincaré ha scritto che nelle scienze matematiche una buona notazione ha la stessa importanza filosofica di una buona classificazione nelle scienze naturali. Evidentemente, a maggior ragione, si può dire altrettanto dei metodi, poiché proprio dalla scelta dei metodi dipende la possibilità di raggruppare, forzare una moltitudine di fatti senza alcun legame apparente a raggrupparsi secondo le loro affinità naturali. I metodi e i vantaggi che si presentano hanno la loro ragion d'essere, la loro origine nei lavori di Gauss e Riemann sulle varietà e le dimensioni, e appunto una varietà è definita intrinsecamente da n variabili indipendenti e da una classe di forme quadratiche differenziali di queste variabili, e un punto di, se io ho due forme, il problema è come si trasformano l'una nell'altra con trasformazioni puntuali. Benissimo, allora qual è la critica di Einstein? Il riferimento è un articolo che ha pubblicato recentemente nel 14, torniamo allora alla corrispondenza, i fondamenti formali della teoria generale della relatività. C'è una dimostrazione che ha un ruolo decisivo in tutta la vicenda da parte di Einstein del carattere tensoriale di una certa espressione. Ora, Einstein dice, con un esempio lei intende dimostrare che quella φ di μ nu su radice quadrata di meno g non è un tensore. La prego di comunicarmi, dopo averci ripensato, il suo parere sulla dimostrazione che gli ha dato Einstein, gliene dà un'altra. Questo è un passo che è già stato citato stamattina, e ricordo appunto che da giovane Einstein, come si sa, ha trascorso un certo periodo in Italia. Noi abbiamo le lettere di Einstein a Levi Civita e capiamo, diciamo, le obiezioni di Levi Civita da quello che dice Einstein. Voglio cercare di dimostrare ancora una volta, no, che φ di μ nu su radice di meno g è un tensore covariante, con la speranza che stavolta non vi trovi qualche lacuna. Invece no. Ho ricevuto la sua lettera con la controdimostrazione contro il carattere tensoriale. Non ritengo che sia corretto l'argomento di Levi Civita. Credo che la dimostrazione, la controdimostrazione, la proposizione generale citata nella sua lettera sia altrettanto difficile della dimostrazione o controdimostrazione del teorema generale che ha enunciato lui. Siamo al 20 marzo. Ho appena ricevuto la sua lettera, gli aveva chiesto a un certo punto di scrivergli in italiano, e ho appena ricevuto la sua lettera il 23 marzo, scritta in italiano ma familiare, di cui per tanto tempo sono stato privato. Non puoi immaginare quanto piacere mi faccia. Anche la formulazione della lettera è molto simpatica. All'inizio lei mi lusinga cortesemente, perché poi nel leggere la sua nuova obiezione io non faccia anche un viso a genio. La sua lettera mi ha interessato in modo straordinario. Per un giorno e mezzo ho dovuto riflettere ininterrottamente per riuscire a vedere chiaramente in che modo sia possibile conciliare il suo esempio con la mia dimostrazione. E naturalmente, anche qui è già stato citato prima, non mi è mai ancora capitata con quale ansia, no? Con quale gioia, ansia perché sapeva che le cose non funzionavano. Insiste, dalla sua cartolina insiste nella sua obiezione. Cercherò di confutarla. Vedete, è a tamburo battente questa corrispondenza.
soprattutto per poter conoscere il punto centrale del suo ragionamento. Devo confessare che attraverso le più profonde riflessioni che ho fatto in seguito alle sue lettere interessanti, sono ancora più convinto della dimostrazione sua, di Einstein, del carattere tensoriale di quella ente. E questo è ancora preso da una lettera successiva in cui lamenta il fatto che i colleghi specialisti sentono assai poco la necessità di una vera e propria teoria. È perciò doppiamente piacevole conoscere più da vicino una persona come lei. Cercherò di far diventare personale la nostra conoscenza, scusate l'orrore di stampa, epistolare. E poi c'è una nota invece, siamo al 14 aprile del 15, speriamo che le nostre patrie non si mettano anche loro in guerra l'una contro l'altra. E poi c'è finalmente la lettera del 5 maggio che chiude la corrispondenza. Penso anch'io che abbiamo esaurito il nostro argomento. La mia prova è incompleta, cioè la sua dimostrazione del carattere tensoriale di quell'ente non funzionava. C'era un baco matematico, come diceva Abram a Levi Civita, che Levi Civita aveva individuato. Le sono molto grato per la sua grande pazienza e aggiungo il desiderio che presto, in tempi migliori, ci conosceremo. La teoria della relatività generale viene presentato in una serie di note del 15. Einstein scrive a Sommerfeld: è stato uno dei periodi più emozionanti e più ardui, ma anche uno dei più fortunati. E a Lorenz, questo è interessante: la serie dei miei articoli sulla gravitazione è una catena di cammini erronei che non di meno mi ha gradualmente portato più da vicino allo scopo. Questa è la, diciamo, la formulazione che dà finalmente nella nota presentata a Berlino all'Accademia delle Scienze del 15, e scrive: è un vero trionfo dei metodi del calcolo differenziale assoluto sviluppato da Gauss, Riemann, vedete la sequenza, Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci e Levi Civita, cioè questa filiazione intellettuale. Righi, che è un fisico di Bologna, che viene chiamato a partecipare al congresso Solvay, chiede a Levi Civita, dice: probabilmente si parlerà di relatività, dimmi un po' com'è, che cosa devo dire, eccetera. E Levi Civita dice che la nuova fu costruita un po' a tentoni, vedete, come ella ben sa, lo strumento analitico essenziale è il calcolo differenziale del Ricci. Einstein lo riconosce nel modo più esplicito, in cui sono date in forma definitiva le equazioni differenziali che traducono la teoria. Righi però non partecipa perché muore un paio di mesi dopo, vedete, muore nel 20, e questa lettera è 3 mesi prima della morte. E questo è un altro estratto di una lettera a Einstein: ammiro il suo modo di fare i calcoli, di essere bello a cavalcare sul cavallo della vera matematica attraverso questi campi, mentre uno come me deve accontentarsi di procedere a piedi. Si racconta tra l'altro, a proposito di aneddoti, che qualcuno chiese una volta ad Einstein che cosa ricordava dell'Italia e lui rispose: spaghetti e Levi Civita. E questo era in sintesi là. Torniamo a Abram, che scrive a Levi Civita nel 17. Stiamo nell'agosto 17 in piena guerra. Abram, naturalmente, essendo di nazionalità tedesca, non può continuare a insegnare al Politecnico di Milano, perché l'Italia è in guerra, quindi è in Svizzera. La cartolina ci ha verificato per la censura e c'è scritto: ti ringrazio vivamente gli ultimi tuoi lavori mandatimi, sono interessantissimi, gli appunti sulla nuova teoria di Einstein. Sarebbe necessario sottoporla, la teoria di Einstein, a censura matematica preventiva. Pare vero il detto dell'Hilbert: la fisica è troppo difficile per i fisici. Ora, qualche mese dopo, qui siamo nell'agosto 17, qualche mese dopo Levi Civita pubblica un articolo, anche questo epocale, insomma, nozioni di parallelismo su una varietà qualunque, che è ispirato, legato alla
alla teoria di Einstein. Vedete ancora una volta la concezione di Einstein che trova nel calcolo differenziale assoluto del Ricci il suo naturale strumento algoritmico, fa intervenire come elemento essenziale di una certa varietà, i relativi simboli del Riemann sarebbero in realtà quello che oggi si chiama il tensore di Riemann. E quello che lui vuole fare è ricercare se sia possibile ridurre l'apparato formale che serve a introdurre il tensore di Riemann e a stabilirne il carattere covariante. Allora, brevemente introduce l'idea di parallelismo. Tra l'altro Amaldi nel suo necrologio ricorda che quando era studente al liceo Levi Civita aveva cercato di dare una dimostrazione del quinto postulato, il postulato delle parallele, e poi appunto a un certo punto verso la fine tutto funzionava bene fino quasi alla fine, quando c'era, si nascondeva il circolo vizioso. E appunto, però, non di meno, Levi Civita ha negato il suo nome a un altro parallelismo. Il professore prima diceva: quando si comincia ci muoviamo in maniera parallela andando verso nord, lo vediamo tra un secondo. Allora, e lui pensa di avere una varietà n dimensioni immersa in uno spazio euclideo di dimensione sufficientemente grande, pensa di considerare due punti di questa varietà molto vicini tra di loro, infinitamente vicini, e prende una direzione generica, direi un vettore, potremmo dire, uscente da SN, dello spazio ambiente, uscente da P. E che cosa richiede il parallelismo ordinario? Che se A alfa e alfa primo sono due direzioni uscenti da P e P primo, allora l'angolo che forma la direzione F con la direzione A deve essere uguale a quella di F con alfa primo, per qualunque F. E nella varietà, invece, dice Levi Civita, si definisce parallelismo chiedendo che questa condizione sia soddisfatta per tutte le F appartenenti al V con N, cioè la gescitura tangente. In altre parole, dice Levi Civita, la nozione di parallelismo, anche se lui inizialmente parla di uno spazio ambiente, se poi quando lo traduce in termini analitici si vede che nello spazio ambiente non gioca nessun ruolo, e la nozione di parallelismo ha carattere intrinseco. Le conseguenze geometriche sono: la prima, che la direzione parallela in un generico punto a una direzione alfa uscente da un punto P con zero dipende dal cammino che si fa per andare da P con zero a P. La seconda, che lungo una geodetica, cioè lungo una linea di minor percorso della varietà, le direzioni delle tangenti sono parallele, che è quello che succede nel caso euclideo con le rette, e poi che il trasporto per parallelismo lungo un cammino qualsiasi di due direzioni che concorrono, cioè che formano un angolo tra di loro, ne conserva l'angolo. Per fare un esempio, combinazione è questo di cui si parlava prima. Allora, se io mi muovo su una varietà euclidea, nello spazio euclideo, il trasporto del parallelo lungo una curva chiusa non fa niente, cioè alla fine ritorno al vettore iniziale. Ma se invece mi muovo su una superficie sferica, per esempio seguendo il cammino che va da A al polo nord e poi dal polo nord ritorna in B e poi da B ritorna in A. Ecco, alla fine di questo cammino chiuso il vettore iniziale ha subito una rotazione pari all'area della regione circoscritta dal cammino, quindi non è quello di partenza. Da qui è partita la teoria delle connessioni. Amaldi dice appunto proprietà di curvatura in qualsiasi, considerando come un continuo di elementi spaziali raccordati tra loro per mezzo di una legge di trasporto. E Cartan, che è stato anche questo citato stamattina, è uno di quelli che si ispira alla Levi Civita per la sua connessione. Ancora un paio di questioni. Siamo nel 17, praticamente l'ultimo lavoro significativo pubblicato a Padova. Il 5 novembre del 18, vi prego di guardare la data, 5 novembre, la guerra è finita il 4 novembre,
Il 5 novembre si è riunita la facoltà a Roma e ha preso in esame la questione della cattedra di calcolo e con voti unanimi ha accolto la sua domanda e ha proposto il suo trasferimento a Roma. Non ho bisogno di dirle che in tal modo la nostra facoltà acquisterà un insigne scienziato il cui nome le darà nuovo lustro, alla facoltà di Roma, e il cui insegnamento sarà altamente giovevole per i nostri giovani. Il primo articolo che Levi Civita pubblica a Roma è stato già ricordato stamattina, e però secondo me si riallaccia a quello che vi ho fatto vedere prima, al suo atteggiamento già nel 1911, quando di fronte alla relatività ristretta diceva: ma insomma, qui si annuncia una grande rivoluzione nella scienza, stiamo a vedere. E anche qui, insomma, pur avendo contribuito in prima persona, è ben consapevole del rapporto che c'è, diciamo, tra le teorie classiche e quelle relativistiche. Misoneinista, nessun ricercatore può essere misoneinista, cioè che odia il nuovo, misos neos, è un retrogrado, ma molti cultori di scienza possono, debbono essere conservatori. Siamo appena finita la guerra e io vorrei chiudere con questo passo di una lettera a Sommerfeld del 20. Ricordo soprattutto ai ragazzi, che non lo sanno, immagino, che subito dopo la guerra gli scienziati tedeschi e austriaci erano banditi, non erano ammessi, vuol dire, dalle riunioni degli organismi scientifici internazionali. Per esempio, il primo congresso internazionale dei matematici si tiene nel 20 a Strasburgo. Allora, per chi conosce un po' la geografia sa che Strasburgo è nell'Alsazia-Lorena, che era tedesca prima della guerra e diventa francese dopo la guerra. Quindi andare a mettere il congresso internazionale a Strasburgo, nella appena conquistata Alsazia-Lorena, aveva un significato simbolico e politico evidente. E scrive Levi Civita: io sono sempre stato, non soltanto in scienza, un internazionalista convinto. E in base a tale idealità considero au-dessus de la mêlée tutti indistintamente i nazionalismi, nonché i precedenti e i conseguenti della orribile guerra che ha sconvolto l'Europa. Vedo bene che ella non si pone su questo terreno, però in un punto essenziale, me ne compiaccio, ci troviamo d'accordo nel convincimento che i rapporti scientifici in genere e quelli personali tra gli studiosi di ogni paese e tra noi due in particolare, uno italiano, l'altro tedesco, non debbano comunque essere turbati da contingenze o ricordi di divergenze nazionali o statali. Io mi fermo qui anche perché poi molti degli aspetti significativi di questo internazionalismo di Levi Civita sono già stati ricordati stamattina nelle precedenti relazioni. Grazie.